Sono Cristiano Vignani per Agenzia Stampa Italia, siamo qui a Chieti presso il Capsicum Club con il dottor Vincenzo Di Michele, autore del libro L'ultimo segreto di Mussolini. Dottor Di Michele, ma di quale segreto si tratta? Riguarda il 1943, l'armistizio e la liberazione del duce? Stavo parlando di questo. In questo argomento già mi ero espresso con un libro Mussolini finto prigioniero al Gran Sasso, 4 anni or sono, e avevo messo in risalto che il Mussolini a Campo Imperatore godeva di una certa libertà e oltretutto avevo messo in risalto come poteva fuggire e quindi non essere catturato dai tedeschi. Chiaramente col mio mestiere di giornalista, di scrittore, ho acquisito nuovi elementi. Oggi posso dire, e lo dico con piena chiarezza, che è stato frutto di un accordo con il governo Badoglio, per cui Mussolini è stato consegnato ai tedeschi e non agli alleati in virtù di un accordo col governo Un Badoglio. accordo per fuggire liberamente a Brindisi, passando per Chieti e per Ortona? Non è stata una novità, cioè quello che voi mi dite di Badoglio è quello che ha vociferato mezza Italia e per cui tutti quanti dicevano che c'erano questo accordo, ma non l'hanno mai affermato. Io chiaramente questo è un punto di partenza, ma ormai è un dato assodato, ma non è la novità che ho portato io. Le novità che ho portato io sono ben altre, perché questo che si è detto della fuga del re è abbastanza riduttivo e ormai sulla bocca di tutti. Per scrivere un libro di revisionismo storico servono nuovi elementi che sono quelli contenuti nel libro, tra cui c'è stata adesso la rivelazione del generale Soleti che ha pubblicato nel 2004 questa recente testimonianza, peraltro scritta nel 1944, pubblicata lo scorso anno, dove sono emersi proprio gli elementi che hanno messo bene in evidenza questo accordo. Voi mi direte quindi che cosa? Due cose vi devo dire su questo. La prima, che ci sono stati gli elementi per riscrivere questa nuova storia e soprattutto un nuovo elemento, la complicità del governo italiano nella nascita della Repubblica Sociale. Ultima domanda, forse dietro questo c'era anche il fatto che il carteggio di Mussolini potesse compromettere anche la monarchia e lo status abbaudo? Ma no, allora si è Parliamo parlato. forte perché c'è confusione. Allora, il carteggio di Mussolini si è vociferato sul carteggio Churchill. Qui c'è un altro discorso, si tratta di un discorso di una guerra che in quel momento stava prendendo una brutta piega e quindi serviva un assetto definitivo. In quel mentre il governo Badoglio, col famoso Ordine Grandi, scelsero per la sfiducia a Mussolini, quando in realtà però, adesso lo vedremo, è stata una forzatura, perché oggi si deve riscrivere la storia dopo tanti anni. È vero che il fascismo era stato abilitato, c'è stata la caduta del fascismo, ciò che non è stato detto è però che c'erano ancora milioni e milioni di italiani che guardavano con fiducia al fascismo. In questo mentre quello che non è stato detto è che il governo italiano fu d'accordo in questo. Ringraziamo Vincenzo Di Michele, da Cristiano Vignale è tutto per Agenzia Stampa Italia. Ovviamente chi vorrà avere più delucidazioni potrà Adesso. leggere il libro, ovviamente, e ascoltare il convegno. Grazie, grazie mille, grazie.